Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Benvenuti e bentornati, siamo sempre su Liberi Dentro Eduradio TV, anche oggi che è mercoledì, questo mercoledì di marzo, che apre le nostre puntate, sempre che fanno da ponte tra carcere e città. E io sono Caterina Bombarda con Antonella Cortese. Bentrovate e bentrovati, ciao Caterina. Allora, il nostro compito oggi, sin dall'inizio, è sempre di aprire con un po' di attualità tra notizie carcerarie e non solo. Quindi io apro con questa, che è una notizia che tocca il tema della salute, perché siamo in Puglia, dove Antigone e Regione Puglia si confrontano per discutere di salute e carcere. Lo leggo dal sito di Lecce7.it, perché si è tenuto questo tavolo tecnico sul tema della salute in carcere, un tema importantissimo, che mette proprio al centro dell'agenda politica regionale i principi sanciti proprio all'articolo 32 della Costituzione, un tavolo che è stato chiesto dall'Associazione Antigone Puglia. Senti, sull'Associazione Antigone voglio proprio spendere due parole, perché prima di tutto collaborano con noi molto gentilmente tutte le settimane e poi soprattutto sono una rete nazionale a tutti gli effetti. Non a caso si sono seduti davanti, tutti intorno a un tavolo con i principali attori del sistema penitenziario che parlano finalmente sul tema della salute, che è molto importante. Sì, tant'è vero che sono stati tra i promotori di un'iniziativa di salute in Puglia che non era mai stata fatta, quindi hanno avuto il merito di unire tutti intorno al tavolo, tra le istituzioni e non solo, per chiedere di occuparsi di salute fisica e psichica delle oltre 4.000 persone che affollano le galere della Puglia. Quindi è stato chiesto di occuparsi delle priorità, quali telemedicina, servizi psichiatrici, investimenti su risorse umane e prevenzione del rischio suicidario in carcere. La sfida per Antigone non è solo quella di combattere la pandemia e di investire sul personale, ma anche di formare nuovi giovani sulla tecnologia, sulla rigenerazione dei luoghi detentivi, e da sempre il loro obiettivo è quello di monitorare e fare osservazioni sulle carceri per consentire che il nostro paese abbia carceri degni di un paese civile. Ma passiamo a un'altra notizia molto velocemente: è stato scelto il nuovo capo del DAP dopo che Petralia ha chiesto di andare in pensione. Senti, dacci qualche informazione in più. Sì, questo nuovo capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria si chiama Carlo Renoldi, ha 53 anni, è originario di Cagliari ed è attualmente consigliere della prima sezione penale della Cassazione. In passato invece è stato magistrato penale e poi di sorveglianza nella sua città, una figura che non si è troppo mostrata sui media e sui vari canali di informazione. È stata un po' sulle sue, avrà i suoi motivi, ecco. Senti, ma la nomina ha suscitato un po' delle reazioni opposte, no? Perché? Sì, no, ha suscitato delle reazioni opposte sia sul metodo della scelta, che è stato unilaterale e anche molto rapido, e anche per il profilo scelto, che insomma è un po' di novità rispetto al passato. Renoldi infatti è noto per aver preso posizioni molto critiche rispetto a un certo modo di intendere la lotta alla mafia, e quindi è un profilo progressista che non ha convinto la maggioranza di governo, soprattutto il Movimento 5 Stelle e la Lega. Sì, però c'è anche da dire che Rinaldi è, diciamo, lavora nel solco della ministra, o sbaglio? Sì, da questo punto di vista è molto vicino alla ministra Cartabia, soprattutto per il modo di intendere il carcere nelle sue funzioni riabilitative, ecco, per le persone ristrette. Voglio lasciarvi con una frase che ha detto: sono per un carcere costituzionalmente compatibile, un carcere dei diritti in cui però siano garantite le condizioni di sicurezza. Vedremo. Intanto gli auguriamo buon lavoro e ovviamente ci siamo noi per aggiornarvi su quello che succederà. Sì, mi unisco ai tuoi auguri a Renoldi, e però a questo punto io andrei in un altro paese del mondo, in Corea. Allora, sai che in Corea del Sud la casa è molto importante? L'altra volta avevo parlato dei garage, ti ricordi i garage negli Stati Uniti, che sono in tutti i film che abbiamo visto e che sono una cosa importante, che li caratterizza abbastanza. Invece in Corea la casa sta assumendo sempre più un valore importante a livello sociale. Parlo della Corea del Sud, ovviamente. Ho letto questo articolo su
internazionale e in effetti in passato era già un elemento fondamentale della vita coreana e c'era questo Bangsangoe. E raccontaci che cos'è una festività magari. Il Bangsangoe è la riunione mensile del vicinato, cioè tutte le famiglie si riunivano, le donne in generale, e discutevano i problemi della comunità, spettegolavano magari, e poi si guardavano le case rispettive. No, era un modo per curiosare un po' in giro. E negli ultimi anni le cose sono cambiate, non si fa più questo tipo di attività perché è stata sostituita di fatto dall'attività virtuale in digitale. E perfino i parenti hanno cominciato a preferire alla tradizionale ospitalità dei pranzi familiari della vigilia d'autunno, che è una festa molto importante che si chiama Kuseok, oppure il capodanno coreano Seol Nal, che sono poi le due grandi festività dell'anno, e quindi hanno preferito la comodità di mangiare fuori all'evento domestico. E l'occasione quindi per vedere e mostrare la propria casa adesso passa sui social, non c'è niente da dire. E non c'è bisogno infatti di essere più invitati a casa come prima, basta andare su Instagram per guardare le case delle altre persone. Ci sono più di 5.000 milioni di post che offrono scorci della vita privata e soprattutto degli ambienti in cui i coreani vivono. Certo, il web ha cambiato tantissime cose, anche questa è veramente interessante, ora vado a vedere anch'io, no, volevo dirti, ha cambiato quindi anche le tradizioni coreane, ma che cosa mettono in mostra i social? Allora, partendo dagli anni 80 in cui si mettevano in mostra i tappeti orientali, i tessuti a macchina, oppure le vetrine piene di gingilli, di cristalli provenienti dall'estero, che dimostravano i rapporti che questa famiglia poteva avere con l'Occidente. Tieni presente che le restrizioni ai viaggi sono durate fino al 1989 e anche alle importazioni fino al 1982. E ora però la posta è più alta, non solo la casa deve rispondere alla tendenza generale del momento, quindi deve essere tra virgolette alla moda, ma bisogna anche tener conto delle influenze cruciali come hashtag mid-century o hashtag plant interior, che è un incrocio tra piante e interni, proprio quelle che arredano la casa di fatto. Ho un'ultima curiosità, cioè che stile sta andando di moda in questo momento in Corea e se c'è qualche ossessione, perché è interessante capire cosa succede. Guarda, in questo periodo in Corea non apprezzano le case con molte cose dentro, con un accumulo di oggetti, ma ci devono essere elementi scelti perché quelli esprimono effettivamente il gusto dei padroni di casa. Tieni presente che metà delle famiglie del paese vive in edifici di calcestruzzo costruiti rispettando determinati criteri, perciò molte case in effetti riproducono la stessa struttura. Quasi senza eccezione a dominare è un'unica grande sala con due larghe pareti, su una c'è il divano, sull'altra il televisore, e se è stata costruita negli ultimi 20 anni ha due bagni, una, tre camere da letto e, se è grande ovviamente, e l'ingresso vicino. E per quanto riguarda poi le new entry, c'è stata l'IKEA che ha avuto un grande successo, non a caso adesso si usa questo minimalismo tra svedese e anche un po' francese, e secondo l'agenzia di stampa New Pim l'interesse per gli interni dell'abitazione è aumentato molto durante la pandemia. Le persone hanno passato molto tempo all'interno della propria abitazione, come è successo un po' in Europa, anche se il loro lockdown per esempio è stato meno impegnativo, meno severo. Però in un paese che è al secondo posto del mondo per l'uso dei social network, se manca materiale usato per ottenere i like, si ricorre anche alla ripresa della propria abitazione. Caterina, l'ospite di oggi chi è? Guarda, proseguiamo da ieri l'intervista con l'associazione SOCOS Bologna, che unisce volontarie e volontari, medici e non solo, che si occupano di assistenza sociosanitaria gratuita per tutte le persone svantaggiate della nostra città. Ascoltiamoli. Rieccovi, siamo sempre presso l'associazione SOCOS in via Gorchi 12 nel quartiere Navile di Bologna e oggi intervistiamo Corrado Fini dell'associazione. Salve, buongiorno e benvenuto su Liberi Dentro. Buongiorno. Allora, intanto vorrei chiederle che cosa si intende per servizio sanitario e come si accede all'ambulatorio. Per servizio sanitario, noi preferiamo dire sottosanitario, si intende un'accoglienza che noi cerchiamo di fare su tutte le dimensioni, non solo quelle della salute,
anche perché, come ha ricordato Rosanna, la salute la intendiamo in modo olistico, in modo completo, quindi una situazione possibilmente di benessere non solo di tipo organico. E appunto noi accogliamo i pazienti prima nel quello che è il nostro posto di accoglienza, appunto, in cui processiamo e accogliamo le loro richieste, che sono spesso in gran parte di natura sanitaria, perché il nostro core è l'assistenza sanitaria, però sono persone che hanno un fardello, si portano dietro tutta una vita problematica, per cui non hanno soltanto una malattia, ma hanno una situazione sociale complessa, che appare, che viene in qualche modo presa in carico, per cui già nel primo momento, se riusciamo a suggerire qualche strada per accedere a quei servizi non sanitari che possono in qualche modo facilitare un percorso di vita sociale meno complicato, cerchiamo di dare i numeri della sede sociale piuttosto che dei punti di accoglienza, qualcosa che dei punti CUP, eccetera. Questo è un po' il nostro modo di agire. Poi chiaramente l'assistenza sanitaria è la principale, nasce SOCOS per questo, e ripeto sempre però senza dimenticare che la persona è una, e quindi il modo di accedere è oggi, come diceva Rosanna, per appuntamento. Fino a prima della pandemia avevamo i nostri ambulatori scanditi tre o quattro giorni alla settimana, a seconda dei periodi, in cui venivano liberamente le persone, c'era la sala d'attesa, noi proseguivamo le visite fino ad esaurimento dei pazienti in attesa. Dopo la pandemia, evidentemente abbiamo dovuto organizzarci in modo da diminuire i rischi, e quindi i pazienti vengono solo su appuntamento in orari prefissati, e quindi hanno dei modalità di accesso e di uscita regolamentati in questo modo, insomma, questo è un po' attualmente il modo. Poi nel momento in cui dovessimo accedere a dei livelli superiori, per cui se il medico in generale ritiene di dover accedere o prescrivere prestazioni specialistiche o strumentali, le prescrive in SOCOS nel caso abbiamo lo specialista di riferimento o di cui necessita il paziente, oppure se il paziente ha la tessera STP anche agli specialisti della USL. E se per caso il paziente avesse una patologia molto grave per cui non può essere curato in questo ambulatorio, come funziona? Quali sono i tempi di attesa per accedere al Servizio Sanitario Nazionale invece? Allora, qui dividiamo in due parti la popolazione, i nostri assistiti. Come dicevo prima, i pazienti che hanno la tessera STP, straniere temporaneamente presenti, che hanno quindi diritto a essere equiparati in qualche modo ai pazienti nel sistema sanitario regionale, quindi possono accedere ai servizi SSR. E invece i pazienti che sono irregolari senza ancora la tessera, questi non hanno possibilità di accesso. Ci sono fra l'altro anche gli italiani, gli italiani senza tessera dimora, che perdono il diritto alla sede sanitaria, quindi che sono sempre più numerosi nel nostro ranking di popolazione, sono arrivati al quinto posto gli italiani ultimamente. E questi, allora, per i primi la possibilità è di, noi abbiamo una convenzione con la USL, quindi possiamo prescrivere gli esami di secondo o terzo livello con la ricetta rossa, e quindi il paziente poi si reca al CUP e fa la sua lista d'attesa come un normale cittadino emiliano-romagnolo. Per gli altri pazienti cerchiamo di risolvere il caso finché possiamo all'interno delle nostre risorse, anche per questo che questo ambulatorio è cresciuto e sta crescendo molto. Perché proprio per questa popolazione priva di accesso ai secondi livelli, noi abbiamo evidentemente nel corso del tempo rilevato importanti bisogni di secondo e terzo livello, abbiamo cercato di dotarci degli strumenti per affrontare il problema. Quindi abbiamo i principali specialisti che coprono moltissimo della parte clinica specialistica e alcuni dei nostri strumentali, secondo me, che coprono parecchio, insomma, di quelli che sono gli esami, abbiamo l'ecografia, l'ecodoppler, l'ecocardio. E fra l'altro, ripeto, sempre in questo momento di crescita siamo dotati anche di un piccolo ambulatorio ematologico, perché per avere almeno gli esami bio-umorali principali, e da un paio d'anni abbiamo anche un ambulatorio odontoiatrico.
Un'altra cosa, avete anche una farmacia interna, quindi potete fornire farmaci gratuitamente a tutti quei pazienti che non hanno la possibilità di pagarseli da soli. Questo, come siete riusciti a fare questo? Cioè, volontariato sui farmaci, com'è possibile? Sì, i farmaci ci vengono, noi vengono, li procuriamo attraverso tre vie, una è strutturale, è l'azienda USI che ce l'ha. Cioè, ha una lista di farmaci che sono quelli della loro farmacia a cui possiamo accedere, possiamo richiedere. Poi abbiamo contatto con Last Minute Market, che è un'associazione farmaco amico, che è un'associazione, un'organizzazione che recupera dai pazienti che non li usi, che non ne abbiano più bisogno, farmaci ancora non scaduti, che hanno una durata ancora più di almeno 6 mesi, che vengono raccolti, vengono recuperati, quindi non sprecati, e possono essere rimessi in circolo del tutto legalmente, con tutta una serie di garanzie che appunto garantite da un iter legale che noi seguiamo, che i volontari seguono, e noi quindi accediamo a questo tipo di mercato. E poi c'è poi c'è il banco farmaceutico, che tutti gli anni raccoglie farmaci da chi decide di offrirne un po', prendere delle farmacie che poi ce le consegna. Quindi forse non c'è tempo per dirlo, però tutto questo è anche legato al tema dello spreco. Tutto questo consente chiaramente di recuperare farmaci che potrebbero essere buttati, no? Assolutamente, assolutamente. Questo secondo me fa parte anche di una filosofia a cui noi aderiamo completamente, ed è in effetti sono i farmaci che vengono recuperati dall'Last Minute Market e quindi rimessi in circolo, che noi appunto consegniamo direttamente, per cui vengono utilizzati e non buttati, corrispondono a centinaia di migliaia di euro nell'arco dell'anno. Quindi è un risparmio significativo per il cittadino che paga le tasse, insomma, per il sistema sanitario regionale, che altrimenti quasi farmaci dovrebbe in qualche modo fornirli. Grazie Corrado, ci rivediamo nella puntata di domani. Scriveteci sempre a redazioneliberidentro@gmail.com. E rieccovi, riprendiamo con il servizio successivo. Abbiamo l'associazione Naufragi Idee di Traverso, che è il primo dei due servizi dedicati ai laboratori di comunità. Per questa puntata vanno in onda al laboratorio Eventi di Società Dolce per intervistare le persone presenti sul posto e anche scoprire da loro quali sono le loro attività. Quindi grazie soprattutto all'aiuto di Nika, che è operatrice di questo laboratorio. Capiamo che cos'è un laboratorio di comunità e sentiremo proprio parlare Yuri, Anna, Massimo e Stella, che ringraziamo. Sono Gianluca di Naufragi e oggi sono al laboratorio Eventi per la rubrica Idee di Traverso, che mandiamo in onda su Liberi Dentro Edu Radio. E stiamo facendo delle interviste per capire chi c'è oggi qui al laboratorio, cosa si fa e cosa vogliamo dire del laboratorio Eventi a chi sta fuori. Ciao Nika, ciao Yuri. Ciao a te, ciao a tutti. Non so, Nika lavora qui. Sì, come vi dicevo prima, sì, lavora qui da un po' di anni. Allora, qui con noi abbiamo Yuri, che si è occupato stamattina di sistemare un po' il giardino per poi far sì che ci possa essere l'orto questa primavera estate, e anche di sistemare tutta l'area bancaria. Quindi vuoi raccontarci un po' sì, di fatto? Sì, ciao ragazzi, ciao a tutti, buongiorno. Io mi chiamo Yuri, sono nato a Bologna e ho scoperto questo laboratorio tramite amici che venivano qua da anni. E questo, come potete vedere, è lo spazio verde riservato all'esterno. E stamattina io e Massimiliano, che è un altro ragazzo che è ospite qua, abbiamo sistemato un po' l'area dell'orto, dove verrà in futuro piantati pomodori e varie verdure. In più abbiamo raccolto tutte le foglie che davano fastidio per l'inverno e abbiamo fatto questa attività. Come potete vedere, abbiamo ammassato tutti i bancali, li abbiamo ordinati, tutti in legno, e perché ci sono anche attività di falegnameria durante la settimana. Quindi stamattina abbiamo dedicato un po' di tempo alla pulizia e alla cura del giardino. Beh, Yuri, come
potresti proporre l'attività che fate qui, l'attività di falegnameria o quella dell'orto? Io la falegnameria non ho ancora iniziato a farla, non sono molto bravo a livello manuale, quindi ci potresti buttare. Potrei provare, perché comunque, diciamo, si passa il tempo, perché è una, diciamo, delle cose più difficoltose da affrontare durante la giornata è la noia. E mentre qua ti danno la possibilità di usare vari strumenti, varie cose per poter passare il tempo. Quindi uno si dà da fare, passa il tempo, e impara cose nuove, impara a socializzare con le altre persone. È una bella attività confronto agli altri centri sociali che magari non si è molto coinvolti nei lavori, si sta a sedere al computer e diventa una roba noiosa tutti i giorni, mentre così uno, diciamo, si passa il tempo. Poi c'è da mangiare, che obiettivamente qua fanno da mangiare veramente molto bene, quindi diciamo che il vantaggio, oltre della socializzazione e di conoscere gente nuova, si mangia anche comunque molto bene. Questo, diciamo, è tutto. Io non sono comunque da qua da molto tempo, quindi bene esattamente le varie attività, secondo me lei è più brava. Sì, infatti vi racconto un po' io anche di falegnameria. Allora, falegnameria la si fa 2 giorni alla settimana, che sono il mercoledì e il venerdì. Tendenzialmente vengono occupate le ore della mattina per fare questa attività. C'è un mio collega esperto che si chiama Admir, che riceve le commissioni dei vari lavori da fare, che possono essere di vario tipo, come scaffali, anche cose un po' più grandi tipo divani, panchine, librerie, insomma cose di vario tipo. Le commissioni arrivano da associazioni piuttosto che privati o anche vicini di casa che hanno visto i tipi di lavori che facciamo, delle volte ci domandano loro qualcosa. E dopodiché si coinvolgono le persone interessate all'attività di falegnameria, si sbancalano i bancali, si cartavetrano, si usa la carta vetrata, si lisciano e si dipingono e poi si crea, insomma, l'oggetto richiesto. Va bene, grazie Nika, grazie Yuri. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Grazie anche a voi. Ciao. E sono Gianluca di Naufragi e sono Roberto Revento con Anna e Massimo. Piacere di conoscerti, sono Luca, veramente. E siamo qui al Laboratorio Eventi, laboratorio di comunità nel quartiere Santo Stefano a Bologna. E Anna e Massimo sono 2 partecipanti del laboratorio e volevo chiedere come va e cosa fate qui oggi. Va molto bene, io sono Anna. Qui ho l'opportunità, mi è stata data l'opportunità di fare le mie creazioni. Uso materiali di riciclo che recupero come cose rotte e li ricreo come gioielli. Questo fondamentalmente perché per me ha un significato. E di solito, come ci siamo rotti noi nella vita e qualcuno ci ha buttato via la sorte, la sfortuna, gli eventi, però possiamo diventare qualcos'altro. E quindi, oltre ad una filosofia per la quale io faccio queste cose, le faccio perché mi piacciono e poi perché mi è stata data l'opportunità di avere uno spaziettino dove farle e anche dove esporle, e quindi spero che questo hobby e passione un domani diventi anche qualche cos'altro, come le creazioni che faccio. Ecco, questo e qui al Laboratorio Eventi, grazie ai ragazzi, ho uno spazio, un tavolino, non sono per strada a farle, quindi è una cosa che è soddisfacente e rilassante. Anche nei giorni di pioggia si può fare. E sono molto belli i gioielli, Ho fatto stamattina, quindi ho fatto un po' di cose, che sto facendo un anello, però ancora tutto in preparazione. Però è bello venire qui al laboratorio. Nika l'avevo conosciuta nella prima struttura dove ero stata, però purtroppo gli eventi, dopo non siamo più rientrati nella struttura, sono stata in tenda, avevo perso i numeri, avevo perso tutte. La fortuna è che l'ho rincontrata e che sono arrivata qua, ecco, quindi questa... Vai. È tutto, poi passo la palla perché sennò parlo solo io. Io mi chiamo Massimo, sono CEO di qua Laboratorio Eventi. Le mie attività, io faccio dei puzzle, quindi mi faccio il tempo facendo dei puzzle che mi rilassano molto, e quando non sono qua sono tirocinante dentro l'ospedale Sant'Orsola, faccio lavoro nelle cucine e ho la possibilità, insomma, di stare qua nel momento in cui non lavoro. Quindi va molto bene, qua mi trovo bene con i ragazzi,
niente di particolare. Questa è la mia attività, insomma, diciamo la mia è un'attività molto rilassante. Qua dentro è molto rilassante. È anche un'ottima opportunità per non stare per strada, perché la strada è buia. Va bene, grazie Massimo, grazie Anna, buon proseguimento. Grazie. Anche a te, grazie, ciao, buona giornata a tutti. Lavoro in laboratorio eventi come educatrice, operatrice già da qualche anno e oggi sono qui con Stella, che è la nostra tirocinante da un paio di mesi e che rimarrà qui con noi ancora fino all'estate, almeno. E vediamo, sentiamo un po' Stella cosa ci dice del laboratorio e insomma cosa ci può dire. È un laboratorio dove vengono ospitati utenti in difficoltà naturalmente, e con una buona colazione, un buon caffè caldo e prima di tutto misuriamo la temperatura in modo da sapere che siamo tutti sani e tutti a posto. Usiamo la mascherina e il mio compito principale è quello di mantenere ordine, pulizia, in modo che si trovino tutti a loro agio e soprattutto nel vestire. Abbiamo molti donatori, la chiesa, privati, che donano abiti, vestiti, sia da uomo che da donna, li separiamo, li cataloghiamo e li mettiamo nell'armadio, in modo che i nostri ragazzi possano scegliere tranquillamente tra maglioni, tra pantaloni e quant'altro. Abbiamo un buon laboratorio di falegnameria, abbiamo ragazzi che fanno del vaso, bellissimi quadri, ragazzi che fanno gioielli, bellissimi gioielli, e sala computer per le visitazioni, tante chiacchiere, risate, anche stiamo molto in compagnia. Al giovedì proiettiamo anche un film, ecco, sì, un proiettore, bellissimi, sempre dal nostro operatore, educatore, magnifico, Tullio, che è fantastico, fantastica amica, fantastico Franco e fantastico anche l'operatore, a dire. Siamo praticamente, è come una grande famiglia, penso di prendermi cura di tutti i ragazzi, dove sporcano, di cosa hanno bisogno, e mi trovo veramente molto bene. Secondo te qual è la cosa particolare che hai trovato qui in laboratorio e non in altri posti magari simili a questo, come altri centri di uso? È una cosa, questa disponibilità, questa volontà, questo farsi in quattro per risolvere qualsiasi problema nel limite del possibile, disponibili al massimo. E non l'ho mai trovato neanche in privato, se non nei centri, proprio un'accoglienza e una disponibilità, ogni problema nel loro piccolo è risolto. E questo mi tocca il cuore, veramente. Ma questo lo dico anche a loro, eh. Io sono meravigliatissima di questa loro, non so neanche come definirla, è un abbraccio per tutti questi ragazzi. Grazie. Bene, grazie a te. Mi insegnano qualcosa tutti i giorni. E anche oggi la nostra puntata finisce qui, noi vi salutiamo come sempre, vi invitiamo a scriverci, redazioneliberidentro@gmail.com e in particolare da me che sono Caterina, Antonella Cortese, Enea Flacco, Diana Bota e Paolo Leotti, un grandissimo saluto, ci rivediamo proprio domani.